Grazie Presidente, intervengo a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle per dare il benvenuto ai nuovi assessori e augurargli buon lavoro e per esprimere ringraziamento per aver accettato l'incarico, proprio per gli stessi motivi che sono stati evidenziati anche dai precedenti interventi, ovvero non siamo all'inizio della consiliatura, abbiamo poco tempo davanti a noi e abbiamo uno scenario di incertezza estrema, ovviamente incertezza dovuta a fattori contingenti che sono indipendenti da noi e faccio riferimento ovviamente alla pandemia mondiale ancora in atto. Ciò nonostante, appunto, nonostante queste difficoltà, hanno deciso di riaccettare questo incarico e quindi dare il loro contributo per i mesi che ci restano. Ecco, siamo in uno scenario, abbiamo davanti uno scenario talmente incerto che non sappiamo nemmeno dire quanti mesi abbiamo ancora davanti a noi, visto che non sapremo quando potremo andare a votare. E per questo motivo, ecco, ben consapevoli anche del fatto che quello che è accaduto a tutti i loro predecessori, ovvero l'accoglienza solitamente non è tenera per chi ha avuto questo ruolo, non lo è stato in passato, appunto come stiamo vedendo dagli interventi oggi in aula, non lo è oggi. E lo stesso è accaduto tra l'altro ai due assessori che ringrazio e saluto, Bergamo e Cafarotti, che fino all'altro ieri erano degli incapaci, erano descritti come con i peggiori appellativi possibili, ieri invece sono diventati incredibilmente dei personaggi apprezzati, cominciano a trovare spazio sui media e ormai sono, ecco, più di 4 anni che la storia si ripete, quindi non ci sorprende. Fa piacere però vedere che ogni volta che un assessore lascia la giunta viene apprezzato, il che significa evidentemente che nei fatti è riuscito ad ottenere qualcosa di buono per la nostra città. Tutto quello che conta è quello che ci interessa e quindi speriamo che lo stesso possa accadere anche per tutti gli altri, posto che naturalmente lo sanno tutti i miei colleghi, gli assessori sono delle figure ai quali la sindaca assegna delle deleghe e sono persone quindi di fiducia e la fiducia deve essere la sua, quindi non trovo anche un po' fuori luogo i riferimenti e i giudizi espressi dalle altre forze dell'ordine. Ovviamente ci sta, per carità, tutte le opinioni sono rispettabili, ma è evidente che gli assessori sono chiamati a dare esecuzioni a un programma, che è il programma della maggioranza, che è un programma della sindaca, e quindi immagino che sia pieno diritto della sindaca sceglierli liberamente. Quindi di nuovo grazie per aver accettato questo incarico, in bocca al lupo e da parte della maggioranza c'è pieno appoggio ovviamente alla giunta. Grazie mille.